Bentornati alla Grande Vela, benvenuti a Trieste, una giornata spettacolare, Sua Maestà la Bora, ci sono 20-22 nodi, ovviamente va e viene perché è la Bora, siamo sotto costa, tra poco vedrete il castello di Miramare, guardate il comitato dove c'è Domenico Guidotti che sta preparando i segnali, siamo alla terza Coppa Italia della classe 4.20, guardate la flotta mostruosa che si sta avvicinando alla linea di partenza, ci sono 110 barche iscritte a questa terza Coppa Italia, a conferma della continua crescita di questa classe, veramente incredibile. Le batterie in cui è divisa la flotta sono, portiamo la prua verso sinistra leggermente, sono due batterie, batteria azzurra che sta partendo adesso, lo vedete negli istanti che precedono la partenza. Partita in questo momento, la prima prova, oggi è sabato, ieri nonostante tante ore in mare non si è riusciti a disputare regate per via del vento troppo ballerino, invece oggi si parte e c'è, vedete, subito colpi di scena perché il vento, quando c'è la bora, sotto costa dove siamo noi adesso, vicino al castello di Miramare, ovviamente i salti di vento e di intensità sono tanti. Allora, su questo gommone dove noi ci troviamo abbiamo la fortuna di avere il vicepresidente della società velica di Barcola e Grignano, Mauro Parladori, e il direttore sportivo dell'area giovanile, Alessandro Bonifacio, tra l'altro Alessandro vecchio campione di 4.20 insieme a Mitia Gialuz, e dopo ne parleremo. Allora adesso io chiedo subito ad Alessandro di commentarci un po' le condizioni di questa regata, che è molto particolare, ma tu e la Bora siete un po' cugini, insomma la conosci bene. Sì, diciamo che come tutti i triestini abbiamo iniziato a conoscerla da bambini, direi, e quindi siamo abbastanza così, abbiamo una certa confidenza, anche se ogni giorno, ogni volta ti può sorprendere, perché come dicevi poco fa Fabio, le condizioni possono essere un po' shifty e sicuramente diciamo viene fuori anche l'esperienza e viene fuori anche, come dire, l'occhio tattico in questo tipo di situazioni. Non sono condizioni facili, però ho visto una flotta molto agguerrita, devo dire, è assolutamente preparata. Del resto, insomma, il livello di questa classe ormai sappiamo che è decisamente elevato, come dicevi tu, in crescita sia nei numeri che nella qualità. La cosa bella del 4.20 è veramente questa, la crescita tecnica, ma anche l'età che si è abbassata tantissimo, l'età media dei ragazzi che vanno sul 4.20 e delle ragazze, abbiamo visto a Formia, ci sono addirittura 12enni, 13enni, quindi davvero molto, molto significativo questo discorso che riguarda l'età. Allora, quando stavamo per partire, e poi finiamo questo ciclo di questa partenza della flotta blu e poi passeremo anche all'altra partenza gialla, dicevamo che con questa bora, Alessandro, è difficile scegliere se andare a sinistra o a destra. Tu hai fatto una previsione ipotetica, hai detto i bravi probabilmente andranno verso terra. Si sta materializzando secondo te questa previsione? Guarda, non riesco da qui a vedere esattamente i numeri, però i numeri velici, però vedo delle pettorine fucsia che in questa classe vogliono dire qualcosa, che navigano sulla sinistra del campo, quindi mi viene da dire che potrebbe essere effettivamente così, lo scopriremo in body bolina, certo. Però potrebbe darsi. Scopriremo in body bolina. L'ultima battuta di questa partenza, Mauro Parladori, vicepresidente del Circolo della Barcolana. Tu hai anche una figlia in regata, e quindi com'è essere vicepresidente del circo organizzatore e papà di una regatante? Beh, ormai ci sono abituato, dai. Come lo sai, sono abituato perché questa è una figlia, ma una ancora più matura che ha smesso, l'ha fatto proprio in questa classe con anche buoni risultati, con grande soddisfazione. Quindi diciamo che sono abituato, anche sempre un'emozione mi è passata adesso a fianco e quindi, come dire, il padre sempre il padre. Bellissimo, bellissimo. Andiamo a vedere come va questa regata. Adesso siamo sui primi, sulla boa di strambata, dopo il lasco che segue, diciamo, la bolina, sempre flotta blu, vedete spinnaker arancione in testa, seguito dallo spinnaker azzurro, poi c'è uno spinnaker bianco, ma andando a destra, guardate un po' la boa, e dopo Sua Maestà la boa, ecco Sua Eccellenza il castello di Miramare con 56-327 spinnaker bianco che arriva adesso proprio in boa e poggia, e sotto un rafficone di bora, perché qui la bora passa, guardate adesso anche a destra una barca in difficoltà con lo spinnaker che si è incattivito intorno allo strallo, una mezza caramella, mentre dietro di lei arriva, sta scuffiando una barca, vediamo se riesco a evitare, no, e invece arriva Tommaso Cilli in boa, anche lui sotto rafficone, bellissima scena, riesce a tenere la barca,
anche se lo spinnaker ovviamente tende a sgonfiarsi, vediamo se stramma oppure poggia soltanto. È andata a 180 gradi, è andata a 180 gradi la barca scuffiata proprio sotto al castello Miramare, quindi vi dicevamo uno dei simboli di Trieste, anzi tutte e due, la bora e il castello di Miramare, che come sapete è sempre un po' presente, protagonista in tutte le foto della barcolana, delle grandi regate di Trieste. Insomma, quando parliamo di Trieste è inutile ripetersi, ma comunque quando parliamo di Trieste, fermiamoci qua che siamo perfetti, Mauro, per favore. Parliamo di una delle capitali della vela in Italia, no? Quindi adesso guardate questi spinnaker con le bugne gialle fosforescenti che passano in boa. Questo è un momento in cui le raffiche sembrano placate, addirittura qualcuno capita in un buco di vento, ma se ci spostiamo con le immagini, sempre con il castello di Miramare sullo sfondo, sono immagini veramente bellissime, spettacolari. Comincia ad arrivare il grosso della flotta, vedete spinnaker multicolori, grandi planatone interno in boa per prendere la precedenza, si poggia in questa boa, ma le condizioni difficili stanno proprio in questo, cioè nelle mollane e raffiche di vento che si susseguono. Oltre all'intensità, ovviamente, oltre all'intensità c'è il cambio di direzione. Alessandro Bonifacio, tu sei il direttore sportivo giovanile, ricordiamo che la società bellica di Barcola Grignano non so quanti circoli hanno doppio direttore sportivo, cioè giovanile e d'altura, quello d'alto mare è Dean Bazzi, che salutiamo. Allora, come stai vedendo questo momento? Che momento è dal punto di vista tecnico per questa classe, per questi regatanti davanti al castello con questa bora così mutevole? Dunque, credo che per i ragazzi sia un momento non semplice, perché come hai giustamente elencato prima, le condizioni sono assolutamente interessanti. C'è un po' di intensità, c'è un po' di salto, non è facile da gestire, c'è la raffica improvvisa, va gestita la strambata sotto pressione, quindi è sicuramente un momento difficile. Però vedo bene la classe, credo che sia in ottima forma. Mi ha colpito vedere molti ragazzi molto giovani, probabilmente esordire o quasi esordire in questa occasione, e devo dire che è il termometro, voglio dire, dell'interesse, no, che il 420 ha per le nuove generazioni. Magari l'optimista che sta crescendo e che vuole trovare nuove strade, evidentemente lo considera un'opportunità interessante anche ben prima dei 15 anni, naturale data, diciamo così, di cambio classe da regolamento, no? Quindi bene, io sono molto contento. Qui abbiamo 6 equipaggi in acqua della società velica, per noi è una classe molto importante nella nostra attività agonistica, nella nostra programmazione, una classe a cui credo di poter dire questa società ha dato tanto in termini di campioni. Insomma, voglio ricordare Francesca Russo Cirillo, voglio ricordare Maria Vittoria Marchesini, voglio ricordare Alice Linussi. Stiamo parlando, insomma, di nomi molto pesanti che hanno portato a casa medaglie importanti per l'Italia, oltre che per Trieste, per la società velica Barcola Grignano. Ragazze peraltro che hanno proseguito e stanno proseguendo, penso a Maria Vittoria e Alice, un cammino, insomma, molto complesso, ma con grandissima determinazione, certo, con grandissimo impegno nel 470. Quindi, certo, insomma, è una classe che io trovo fantastica. Peraltro, come dicevi prima, è chiaro che c'ho anche, come dire, ce l'ho nel cuore per esperienza personale. Senti, si parla tanto, è una classe giovanile, quindi propedeutica ovviamente a una carriera sulle classi olimpiche. Si parla tanto dello spinnaker e del jennaker, no? Si fa un confronto e si dice a cosa serve il jennaker, come si porta, quali sono un po' le skills necessarie per gestire il jennaker, e invece la differenza che c'è con lo spinnaker. Da questo punto di vista, il 420 rispetto ad altre barche giovanili tipo il 29er o anche lo stesso Feva, ancora più giovanile, che hanno invece il jennaker, quali sono vantaggi, pregi e difetti in qualche modo del fatto di avere lo spin? Ma guarda, io mi sento di dire, nella mia percorso giovanile ho usato soltanto lo spinnaker, perché il jennaker ancora non esisteva. Purtroppo non sono più giovanissimo come i ragazzi che stiamo guardando qui. Credo che sia più complesso, in fin dei conti, l'utilizzo dello spinnaker, e quindi sia uno skill che è importante portarsi a casa per qualunque sia poi il tuo eventuale percorso successivo.
Chiaramente anche Cennac era una vela difficile, però da un certo punto di vista più facilmente gestibile. Questa chiaramente è la mia opinione. Va detto che oggi, diciamo, un velista del 2021, per considerarsi tale, deve avere una competenza importante su entrambe le vele, soprattutto, diciamo, in una prospettiva, come dire, di professionismo, certo, avanzato, chiaro, di età adulta, e quindi credo che oggi sia, diciamo, è più facile trovare barche su cui navighi con il Jennaker, e quindi hai meno opportunità da grande, diciamo così, di usare lo Spinnaker. Certo. Averlo provato in queste situazioni qui invece, secondo me, alla lunga ti dà una completezza che il solo Jennaker non ti dà. Abbiamo visto intanto, grazie Alessandro, abbiamo visto, siamo sempre con le immagini su barche che hanno scuffiato, questa non è la barca della prima scuffia che abbiamo visto, loro si sono già rialzati. Molti hanno deciso di non usare lo Spinnaker, dobbiamo dire la verità, non se la sono sentita, diciamo un terzo, un quarto forse, un quarto della flotta di questa batteria, e questo però fa parte, io la potrei definire in conclusione di questo primo giro praticamente, una forma di marineria, cioè ognuno è consapevole dei propri limiti, sa quando è il momento di spingere sull'acceleratore, se si sta meglio senza Spinnaker, si sta più tranquilli e si evita di scuffiare, è una bella dimostrazione di marineria anche questa. Vediamo come va a finire questa bella regata. Stop, perché primi sono questi altri. Questi sarà Granara? Dove stanno quei gommoni? Quest'altro invece è 5-7-0 qualcosa anche lui. Fabio, io ci sono, eh. Allora, siamo sulla boa di Bolina. La seconda Bolina è anche l'ultima. Arrivano due barche insieme, una dovrà virare, forse anche l'altra, vediamo un attimo. Allora, quelli che hanno virato sono Federico Bossi e Ruben Lopinto della Lega Navale Italiana di Mandello dell'Ario, mentre 57-084 sono Jacopo e Alberto Chersoni del Circolo Velico Ravennate, quindi degli adriatici, abituati però a Ravenna a venti più tranquilli. Al terzo posto, ma con virata proprio sotto la boa, perché erano appena sotto la ley line, le prime ragazze, 56-898, che hanno un bel vantaggio su tutte le altre. Si tratta di 56 Arianna Giargia, 56-898, abbiamo detto Arianna Giargia e Silvia Galuppo, Yacht Club Italiano. E qui salutiamo Anna Barabino, no? Il tecnico che segue i 4.20, l'allenatrice dei 4.20 dello Yacht Club Italiano. Ci sono tantissimi allenatori come al solito, è un po' la caratteristica di questa classe, tanti gommoni con i tecnici che seguono i ragazzi. 56-327 passano adesso al quarto posto, flotta sgranatissima, 56-327, flotta veramente molto sgranata. C'è un bel distacco tra l'uno e l'altro. 327 si tratta di Savella Speranza Savella e Roberta Bocchini del Circo del Remo della Vela Italia, quindi Napoli, abbiamo detto Ravenna, Napoli, Genova, e qui siamo a Trieste, praticamente le tre capitali della vela italiana, come diceva il grandissimo Pippo, certo, Dalla Vecchia, che salutiamo e onoriamo, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Le tre capitali della vela italiana sono rappresentate in queste primissime posizioni della seconda e ultima bolina di questa flotta azzurra, la batteria di questa terza giornata della Coppa Italia 4.20, bellissima questa inquadratura. 56-570 invece con la pettorina sono appunto Cilli, l'abbiamo visto prima. Chi è il portiere di Cilli, Andrea, adesso? Elena De Ricker, che praticamente è il primo equipaggio misto, perché Tommaso Cilli, Yacht Club Sanremo. Passano adesso altre barche, noi adesso vi facciamo vedere queste bellissime immagini, perché arrivare di Bolina con questa bora che cambia di intensità, di direzione, ci sono dei salti continui, li sentiamo anche noi in faccia, proprio sul gommone, cogliamo la grande, vedete che molti arrivano in spalla, come si dice, cioè piuttosto alti sulla ley line, devono lascare le vele, devono poggiare. Però bisogna stare attenti, perché invece quando tu pensi di essere in spalla, dopo poco il vento invece ti viene più in faccia, ti scarseggia e devi stringere duramente per riuscire a fare la bolina. Vedete che la manovra da fare a questa boa è inequivocabilmente
una strambata prima di issare lo spin, che è quello che fanno tutti. Bellissima questa strambata quasi all'unisono di 56-181 e 56-725, poi queste altre ragazze che seguono 56-661. Si issa lo spinnaker, si va al cancello nuovamente di poppa, che sono le due boe affiancate poco prima dell'arrivo, e noi adesso tra poco, bellissima ancora questa immagine, molto bella, si stramba ancora tutti per il momento. Qui adesso è una zona in cui tutto sommato la bora si è quasi stabilizzata, diciamo, o forse è un piccolo buco di bora rispetto al resto. Fino a poco fa tutto il Golfo di Trieste era spazzato bellissimo, queste occhette bianche di tipica giornata di quella che noi abbiamo chiamato Sua Maestà la Bora. Andiamo a vedere come finisce questa regata. Stop. Adesso è agire a questa situazione. Vai Fabio. Allora, siamo sull'arrivo. Il primo ha già tagliato il traguardo. C'è stato un sorpasso. Lo spinnaker bianco ha sorpassato lo spinnaker arancione. E però arrivano adesso le due ragazze, i due equipaggi femminili. E c'è un bellissimo ingaggio proprio sull'arrivo. Adesso vedremo il taglio della linea, spinnaker arancione, poi le due ragazze con lo spinnaker blu, e adesso passano invece quarte. Allora, molto bello questo arrivo, vi dico intanto se ci possiamo spostare con metterci con la poppa al vento per un attimo, chiedo questa cortesia al vicepresidente della società velica di Barcola e Grignano, Mauro Parlatori, che è il nostro nocchiero oggi, no? Il driver del nostro gommone proprio qui all'arrivo, in maniera tale da riuscire a seguire, perché tra poco, quando arriverà il grosso della flotta e noi saremo qui davanti a loro, li riprenderemo di prua. Se arriva il rafficone di bora, c'è davvero da divertirsi, perché i primi che sono arrivati hanno avuto dei momenti di mollana e di raffica che si sono susseguiti, dove chiaramente se sei al trapezio in una raffica e poi ti molla, ovviamente le conseguenze possono essere di diverso genere. Quindi seguiamo adesso, tra poco, mano a mano che si avvicinano le barche, il resto dell'arrivo. Stop. Allora, così stiamo perfetti. Allora, 20 metri con sta prua, così, un po' 20 metri avanti. Partito, eh? Eccoci qui. Allora, come vi dicevo, gli arrivi. Cerco di recuperare anche la nostra tabella con i numeri velici. Allora, adesso arrivano questi 768, 56-768 sull'arrivo, ma ecco qua con le immagini, c'è una barca senza spinnaker, guardate, non so se è una scelta o un problema tecnico, una barca senza spinnaker attaccata da una muta di barche invece tutte con lo spinnaker. Vediamo, ovviamente lei senza spinnaker punta sull'orzata, va molto al vento, cerca di non farsi passare sopra vento, vediamo se riesce a passarlo sotto vento la barca con lo spin, si sgonfia lo spin perché finisce nei rifiuti della barca sopra vento senza spinnaker, che però probabilmente non ce la farà, vedremo, si arrabbia in un equipaggio misto. È bellissimo questo arrivo perché incredibilmente la barca senza spinnaker riesce poi ad avere una raffichetta, mi scuserà Sua Maestà la Bora se l'ho chiamata raffichetta, comunque una bella raffica, stupendo arrivo. Barca senza spinnaker, ripeto, non sappiamo se per scelta o per motivo tecnico, vediamo che lo spin è pronto, murato, sta lì a prua della barca, l'abbiamo visto, però ha fatto tutto questo pezzo senza spin. Guardate invece su quest'altra barca, la prodiera è andata a finire tutta nell'acqua perché era al trapezio nel momento in cui è venuta la mollana, quindi quell'altra cosa che vi dicevo che può capitare e capita spesso in queste circostanze, in queste situazioni soprattutto di vento. Abbiamo sempre la fortuna di avere Alessandro Bonifacio a bordo, che ricordo è il direttore sportivo giovanile della società velica di Barcola e Grignano, e mi piace, Alessandro, ragionare anche sull'aspetto atletico e fisico di queste barche, di queste derive, no? Perché il trapezio, le cinghie, il vento forte, gestire queste situazioni, sono ragazzi giovanissimi, sono adolescenti, si va in un range, diciamo, tra i 12 e i 19 anni, 20 anni. Quindi cosa significa anche dal punto di vista della preparazione fisica? È una cultura che nella vela è mancata fino a qualche tempo fa, ma finalmente sta emergendo fortemente. Sì, hai detto bene, e questo, come dire, me ne faccio anche parzialmente carico, nel senso che devo dire che nella mia epoca la parte fisica sicuramente aveva un peso
non sufficientemente adeguato probabilmente a quello che sarebbe stato necessario. Oggi invece la sensibilità, grazie anche agli allenatori insomma e ai tecnici, è aumentata in questo senso. Penso alla nostra squadra che non si fa mai mancare anche in trasferta regolarmente la mattina una corsa e comunque diciamo una sessione fisica proprio di preparazione alla giornata. È sicuramente una parte molto importante, anche perché l'aspetto fisico, diciamo, culturalmente. Scusami se ti interrompo proprio al volo, quello Spinnaker rosso cosa può essere successo? Cioè il tangone arriva e lo Spinnaker invece a bandiera. Mi pare di capire che il braccio sia uscito dalla testa dello Spinnaker, probabilmente era più complesso cercare di riarmarlo visto che sta finendo dietro al boma che non, diciamo, tenere duro e cercare di chiudere la regata in sicurezza a vele bianche. Poverini, sorpassati poi da almeno 4-5 barche per questa disavventura. Non hanno avuto la stessa fortuna, diciamo, dell'equipaggio di prima, che è riuscito a conservare la sua posizione nonostante le vele bianche. Sì, dicevamo, la parte fisica è assolutamente fondamentale. Devo dire che ormai è entrata nella cultura, nella mentalità dei nostri atleti. Lo dico insomma per esperienza, perché li vedo, ma sicuramente è così per tutta la flotta, o comunque per tutta la parte della flotta, diciamo, che vive questa attività in modo, diciamo, solido, così avanzato, completo. Ed è assolutamente necessario, anche perché poi qualunque sia il passo successivo diventa veramente fondamentale una preparazione completa, tecnica, di regolamento, fisica, alimentare, sotto tutti i punti di vista. Poi, come dire, la piramide si stringe in modo molto rapido verso l'alto. Giustamente, grazie ancora Alessandro Bonifacio. Proseguono gli arrivi e vedete che praticamente, quando si dice che in Nuova Zelanda, Auckland, no, hanno 4 stagioni in 24 ore, perché cambia il tempo tante volte, qui abbiamo in 20 secondi un range di vento che va dai 5 ai 20 nodi, 22 nodi, quindi insomma alla faccia della Nuova Zelanda. Anche a Trieste, poi, perché uno si chiede perché a Trieste nel Golfo nascono tanti grandi campioni, sono nati nella storia tanti grandi velisti, ecco qua spiegato il motivo, e voi vedete come si passa da fare 80 metri planando con la barca tutta fuori, neanche fosse foiling il 4,20, invece a situazioni in cui sei lì seduto, se neanche al trapezio, perché devi tenere, perché c'è il momento di mollana. Stanno finendo gli arrivi di questa prova, tra poco commenteremo un'altra regata, un'altra batteria di questa giornata splendida, perché non vogliamo lasciarcela sfuggire, perché è una bellissima giornata. C'è la Bora, c'è il Castello di Miramare, c'è Trieste, c'è la vela italiana rappresentata al massimo, perché 110 equipaggi da tutta Italia sono veramente, possiamo dire che qua oggi c'è una fotografia diciamo dell'eccellenza della vela italiana, senza, diciamo, tema di essere esagerati, perché ci sono tante altre regate in questi giorni in Italia, anche d'altura, anche di One Design, di eccetera eccetera, monotipi da regata, però insomma qui abbiamo davvero, oltre che la gioventù e quindi il futuro, numericamente e qualitativamente un bellissimo spaccato della vela italiana. Concludiamo con le immagini di Eugenio Catalani, con una bella planata di due barche senza Spinnaker, però in quel momento avevano preso più la raffica, e tra poco arriverà poi anche la flotta gialla. State con noi.